Bella ragazzi, scusate, sto mangiando. Sono Kings del Corporation e benvenuti nella parte finale di Infamous Second Son. Seguitemi su Instagram, su YouTube e su Aggiungimi. Twitch Cittadini di Seattle, è giunta come l'ora di Kings del prenderci la Corporation e nostra città da continuiamo. coloro che vogliono distruggere. Nelle nostre strade non c'è posto per i bioterroristi. Dobbiamo imprigionarli. Tenerli lontani dalle persone normali, per il bene di tutti. E c'è scherzato? Chicca? Sono io quello che ha difeso la comunità da lei e dal suo esercito di aberrazioni. Allora, devi stare zia. Zitta! Una puttana di merda. Stavolta Augustin non mi sfuggirà. Allora, prima di... Vabbè, ovviamente finire, no? Perché lo dobbiamo finire. Ci dobbiamo prendere un po' di frammenti in più. Così potenziamo il cemento quando siamo là dentro. Vabbè, tanto lo so che è finale, però. Andare alla torre. Cittadini di Seattle, ho avuto conferma che il bioterrorista Delphine Rowe è tornato totalmente in azione. Il passaggio in cui atroce attentato hanno portato alla morte di centinaia di nostri concittadini e le ali guardie del PU. Non puoi chiamarla spirale di terrore, se intanto salvo innocenti e risparmio il tuo branco di assassini! Brava gente di Seattle, vi imploro. Dobbiamo arrestare la furia omicida e sanguinaria di Delphine Rowe. Quel mostro ha già ucciso centinaia di persone. Forse il vostro vicino, forse un membro della vostra famiglia. Ha massacrato fiere dei miei uomini. Oh! Soldati del mio team che hanno spento la loro vita per salvare la vostra. Fate in modo che il loro sacrificio non sia stato vano. Delphine Rowe venga riconsegnato alla giustizia. Ah, hai capito l'opposto, Augustin. Ci hanno visto entrambi in azione. Se vogliono giustizia, non sarà la mia testa a finire su un piatto. Ok, il trasformatore è sul tetto dalla parte opposta della torre. Andiamo. Coraggio, Delsin. Una volta disattivate le difese, non si torna più indietro. Allora qual è il piano Conduit? Meglio prenderla viva e mostrare al mondo ciò che ha fatto? O ucciderla per vendicare Reggie? Augustin, è ora di rivelare al mondo chi sei veramente. Ok, forse così basta. Anche se il resto è ancora in funzione. Spuntano come funghi. Matto di futuro.
Mancava l'imprevisto. Ehi, ho visto una scia di cadaveri a Fai. Ho pensato ai classi qui prima. Ti piace? Ho già risolto. Sì, col cavolo che hai risolto. Quindi sei pronta a combattere? Scherzi, le due persone che più amo al mondo coinvolte in una rissa. Non me lo perderei mai. Va bene. Ecco, altri giocattoli da prendere. Ho sbagliato. Sarebbe comodo una mano, sai? Vieni, e sarai accontentato! Eugene, tu sì che sai stravolgere le sorti di uno scontro. È bello avere amici nelle alte sfere! Ma arrendetevi alla furia dei miei angeli! Non fare lo spaccone, Eugene! Tetto sembra corazzato. Proviamo col raggio verticale. Ce la fai a sfondarlo? Sì, ma tu e il tuo amico Angelino dovete tenere a bada i piedi. Non temere, ti proteggerò io. Come procede, Fetch? Non mettermi ansia. Odio fare. Sei qui. Ti ho osservato a lungo, Dessin Row. Ti ho studiato. Puttana. Mentre accumulavi poteri su poteri. Sono colpita. Sì. Anch'io so bene quello che hai fatto. Hai usato anche per causare l'incidente. Hai dipinto Eugene e Fetch come dei mostri solo per passare da salvatrice. Qualcuno deve proteggere i Conrad. Proteggere? Scusate, eh. Arrivo subito. Subito.
Da quando il controllo dei conduit è passato dai militari al DUP 7 anni fa, nessuno della nostra razza è stato ucciso. Ah, certo che no. Perché li hai catturati e chiusi a fresco. Sì, a Cardan Cay. Li ho protetti dai criminali che vogliono sterminarli. È per il loro bene, lo riconoscono o meno. Quindi hai deciso tu per loro, vero? Alcune scelte sono troppo importanti. Ho visto come ti guarda la gente per strada. Sai quanto sia raro questo? Che i senza poteri sostengano un conduit. Tu devi sfruttare questa popolarità e questa fiducia per convincerli che l'unica soluzione alla minaccia bioterrorista è il mio DUP. Sapevi che oltre la metà dei conduit morti in quei massacri di 7 anni fa furono uccisi dai militari? Se riprendessero il controllo, cosa ti fa pensare che le cose non tornerebbero come allora? No. No, io svelerò chi sei. E anche il tuo inganno. E allora vedremo chi è il vero salvatore. Sarebbe una condanna a morte per tutti noi. Non posso permettermi. Io non ti permetterò di fermarmi. Muoviamo. Lo sai? Ecco. Vai. Muovi. Il mio potere. D'accordo. Sette anni fa, il mio plotone stava proteggendo i civili da una nuova minaccia. I conduit. Gente in grado di attingere a poteri sconosciuti. Il potere di uccidere. E il potere di tramutare alcuni di noi in conduit. Trovai un'altra sopravvissuta. Mi seguì mentre cercavo di tornare al sicuro nel mio plotone. Ci ritrovammo in una città senza legge che ci voleva morte per ciò che eravamo diventate. Ogni giorno qualcuno si univa alla caccia all'untore. Li disgustava sapere che i conduit erano tra loro. Non ferivamo nessuno, ma ci vedevano soltanto come dei mostri. Quando infine si instaurò il regime militare, ci considerarono una minaccia. Ero una conduit, ero una militare, ma non potevo essere entrambe. Così creai un'altra realtà. Quello era l'unico modo. Catturando la mia prima conduit viva, mi guadagnai la fiducia del governo.
ma fu solo la prima mossa. Finanziarono la creazione del DUP pensando fossimo solo mostri alla caccia di altri mostri. Ma non era così. Decisi che avrei salvato quanti più conduit mi fosse possibile. Se la mia razza doveva sopravvivere, lo avrebbe fatto dietro le mura di Cardon Cay. Per 7 anni li ho protetti, io. Nessuno manderà tutto all'aria. Il governo... nell'esercito, né tu. 7 anni lì solo, tenuti chiusi a chiave. Hai rubato la loro libertà. Allora dimmi, tu che faresti? Spalancheresti per tutti i cancelli di Cardon Cay? Li libereresti? Ci puoi scommettere il culo. Il mondo non è cambiato negli ultimi 7 anni. Stando dentro, i conduit sono al sicuro. Sono vivi. Fuori morirebbero in una settimana. Allora dimmi, chi è il salvatore e chi è il mostro? È quello che volevi, hai vinto! Abbiamo entrambi lo stesso potere! L'unica differenza è che io mi sono allenata 7 anni. Ancora un po'. Dai, aiutami, aiutami. Grazie, cerca di trovarne altri. Ok, primo potere. Vedo se posso potenziarlo. Perfetto. No! Faccio a prenderlo! Thank you.
dai, dai, dai. Molto complicato, ragazzi.
faccia male. Quando la polvere si è posata, quel che si vedeva di Augustin erano due occhi seminascosti da un guscio di cemento. Ma la furia che li riempiva qualche istante prima ora era diventata terrore. Abbiamo completamente smantellato la sua fortezza, l'esercito che aveva allestito, il futuro che aveva pianificato. Il mondo intero avrebbe presto scoperto che lei aveva fallito. Si era inchinata a un nerd, a una tossica e a un teppista di provincia. La gente esultava mentre Augustin veniva trascinata via. Prima di tutto questo, nessuno immaginava che umani e Conduit potessero convivere. E io ero quello che aveva dato inizio a una nuova era. E i Conduit che avevano trascorso anni rinchiusi tra le mura di Cardon Cay, presto sarebbero usciti di nuovo, liberi di vivere le loro vite e determinare il proprio destino. Riguardo a me, io avevo ottenuto ciò che volevo. E ora avevo una promessa da mantenere. Telsin, sei qui. È scomparso. Già. Sono scomparsi tutti. Una promessa è una promessa, no? Gli altri? Sono appena arrivata. Tu sei la prima. Mi hai salvata, del signore. Ehi, siamo comici. Ci aiutiamo l'un l'altro, giusto? Dov'è Reggie? Aia. Reggie. Reggie ha salvato me. Ti voglio bene. Mi mancherai, fratello. Wow. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Purtroppo devo saltare. No, devo saltare la ricovera. Signori, io vi ringrazio per avermi seguito in questa live. Riposerò per un paio di giorni, dopodiché porterò qualche casseggio di The Binding of Isaac, porterò casseggio di un po' di giochi così. Però lunedì vi rammento che ci sarà Horizon Zero Dawn, quindi preparatevi perché quella sarà una serie che sarà figa. Io vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingsley Corporation. Però prima di salutarci vorrei parlarvi un po' del gioco. Questo gioco mi ha, alla prima volta che ci ho giocato mi ha regalato emozioni, un ritorno inaspettato di un secondo figlio, di un eroe che avevo preferito da tanto tempo della PlayStation 3, ovvero Cold Grass. Un ritorno inaspettato, devo dire, però alla fine non posso neanche saltare, non posso andare veloce, niente. Niente, dobbiamo aspettare. Però parlerò sopra perché sennò. Sennò mi danno il copyright, ci dico bene, non posso mettere. Dicevo. Compasso grafico da migliorare, vabbè, però questo gioco ormai è stato abbandonato tanto tempo fa, quindi. Non farò il DLC dei Super Trailer, non lo farò, non voglio rovinare questa serie, così. L'abbiamo finito in miglior modo possibile.
Abbiamo sbloccato il giacchetto di Colme Grazie, quindi direi che una favola, proprio, favola. Che dire, il mio voto di questo gioco purtroppo è un 7,5. 10. E direi che se l'è meritato. E non poco, tanto. Ora speriamo di finire questi titoli di coda. Porterò i DLC di First Light. Boh. Dai, ti prego. Ragazzi, non so che dirvi, non so di che parlare. Spero che ti faranno in seguito alle 3 lo faranno vedere, io ne so, alle 3 sì, dovrebbe uscire da giugno. Avanti. Ah, se farò la versione karma negativo? No, non farò karma negativo, purtroppo, non voglio, lo lascerò così. La vittoria su questi nessuni doppiati fin da ok, vabbè, mi dice di fare una storia diversa. Riconciliazione. Ok, abbiamo sconfitto Austin. Abbiamo il potere del cemento da potenziare, però vabbè, non potenzieremo perché non ci frega. Signori, è il tempo di dire addio a questo gioco, non lo platinerò purtroppo, non ho intenzione di platinarlo. Niente, ragazzi, io vi saluto qui, vi ricordo di iscrivervi, di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslade Corporation. Però prima di salutarci un'altra volta, ammazziamo qualche GTA così, per divertirci. Sono abbastanza potente. Salviamo per l'ultima volta.
signori, grazie per avermi seguito. E niente, alla prossima live. Buona serata.